Le opposizioni unite, tranne Renzi d'Arabia, quello dei i giovani devono soffrire, hanno presentato una proposta unitaria per l'introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi l'ora. Proviamo a capirci qualcosa di più. Innanzitutto, chi paga questo salario minimo? L'articolo 7 dice che ci sarà un beneficio in favore dei datori di lavoro proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori. Che significa in concreto? Che se un imprenditore è costretto, in virtù dell'introduzione del salario minimo, ad aumentare la paga oraria da 7 euro l'ora a 9 euro l'ora, avrà diritto ad una sorta di rimborso. Chi paga questo rimborso? Il rischio è che lo paghiamo noi, i lavoratori e le lavoratrici, con i soldi delle nostre tasse, e avrà la forma di aiuto, incentivo fiscale o di qualsiasi altro tipo. Quindi il salario minimo rischiamo di pagarlo noi. Altro punto problematico. La proposta non prevede nessuna indicizzazione automatica al costo della vita. Anche qui, che significa in parole povere? Che se domani la benzina torna a costare 2 euro al litro, se le bollette della luce e del gas schizzano di nuovo del 50 o del 100%, se continuano ad aumentare il pane, l'olio, le uova, non c'è un aumento corrispettivo del salario minimo, che rischia di rimanere 9 euro, perché la proposta prevede che ci sarà una commissione che si dovrà riunire e dovrà decidere eventuali aumenti e il quantitativo di questi aumenti. Nella proposta che invece facciamo noi come Unione Popolare c'è l'indicizzazione automatica, significa che se l'inflazione aumenta del 5%, il salario minimo aumenta automaticamente del 5%. Inoltre è il meccanismo che è già previsto per i parlamentari europei. Perché loro si aumentano gli stipendi in automatico e invece a noi, gente comune, non vogliono dare questo diritto? E un'ultima cosa, si prevedono 12 mesi di tempo per permettere alle aziende di adeguarsi all'introduzione del salario minimo. In questo paese ci dicono sempre che dobbiamo correre, che c'è bisogno di fare in fretta, però quando si tratta di aumentare i nostri stipendi invece vanno con calma. 12 mesi sono tanto tempo, la fame c'è oggi, tanta gente non può aspettare, bisogna correre anche per l'aumento dei salari. E ora due domande per le forze di opposizione che hanno presentato questa proposta. 1. Perché non l'avete presentata quando eravate maggioranza in Parlamento, nella scorsa legislatura, e avevate i numeri per approvarlo un salario minimo? E 2. Facciamo che anche quelli del PD, che prima erano contrari al salario minimo, ora davvero si sono convinti della necessità di questo strumento. Ma come pensate di portare a casa il risultato se non avete i numeri in Parlamento? Perché in Parlamento c'è una maggioranza schiacciante delle destre, per cui sapete benissimo che questa proposta sarà rifiutata. Ecco, serve qualche altra cosa. Noi come Unione Popolare abbiamo proposto una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, perché sappiamo che bisogna costringere il governo a cambiare la sua posizione, e c'è un'unica forza che può permettere al governo di cambiare questa posizione, è la mobilitazione popolare. Serve insomma che si scenda in strada, che ci si mobiliti sui posti di lavoro, serve attivare la nostra gente e costruire quella forza fuori dal Parlamento per costringere il Parlamento a fare finalmente i nostri interessi. Ecco, questa è la sfida che lanciamo alle opposizioni parlamentari. Siete disponibili ad attivare, a provare a costruire questa mobilitazione popolare, oppure è l'ennesimo bluff che serve semplicemente a fare una conferenza stampa e a fare la faccia bella davanti alle telecamere dicendo che avete a cuore l'interesse dei lavoratori? Qua non si tratta di fare spot, si tratta di cambiare materialmente la vita della gente, e l'unico strumento è la mobilitazione popolare. Noi come Unione Popolare ci siamo, e voi?